Petros Labini, astrofisico, autore di diversi saggi e articoli sulle problematiche della ricerca e in particolare sulla valutazione. Ha inviato le slide che ci farà vedere, quindi ok? Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Io sono un ricercatore del Centro Fermi e lavoro al CNR. Mi sono occupato di problemi sulla ricerca all'università da un po' di tempo e ultimamente anche del problema della valutazione, insomma. Questo qui è un piccolo sommario delle cose di cui vorrei parlare, insomma, non andiamo a dare così un'introduzione a vari temi. Probabilmente la cosa principale è la prima slide, che sarebbe questa, questa qui. Queste sono delle referenze che penso siano molto importanti, almeno per me lo sono stato, su il problema della valutazione, perché appunto parlando con le persone eccetera vedo che c'è una parecchia confusione per quanto riguarda la valutazione. Ci sono delle grandi differenze da campo a campo, ognuno cerca di generalizzare la propria esperienza e quello che succede nel proprio campo agli altri campi, e questo già crea un problema. E poi ci sono proprio dei problemi a monte, per esempio il fatto che in Italia effettivamente una valutazione dell'attività scientifica dei singoli o dei dipartimenti, delle università, degli enti di ricerca eccetera, effettivamente, a parte l'esperienza del CIVRE, che ha avuto una vita insomma è stata anche un'esperienza positiva, ma poi non ha avuto nessun tipo di effetto pratico, e quindi appunto manca un pochettino la cultura della valutazione, mentre ci sono delle esperienze in altri paesi che sono interessanti da studiare. Per esempio in Inghilterra un'agenzia di valutazione è stata creata negli anni 80, quindi sono ormai più di 20 anni che va avanti, che si chiama la RAE, Research Assessment Exercise, e poi ci sta anche l'esempio francese, e quindi insomma ci sono vari esempi, e la cosa più sensata da fare sicuramente quando si parla di valutazione è cercare di capire cosa sia successo negli altri paesi, che tipo di scontri ci sono stati a questa attività di valutazione, e cercare anche di migliorare le cose e di adattare queste esperienze al sistema italiano, che sicuramente ha delle particolarità abbastanza peculiari, diciamo. Allora, ci sono vari punti sulla valutazione che è interessante notare. Queste sono varie cose che toccherò, diciamo, nel corso di questa presentazione. Secondo me ci sono gli strumenti della valutazione, diciamo, che sicuramente è una parte interessante, ma secondo me la parte più interessante riguarda il punto di vista storico sulla valutazione, perché questo è un pochettino la chiave di tutta la storia, come cercherò di illustrarlo. Poi c'è anche un problema epistemologico, questo riguarda le varie discipline, insomma, ci sono delle discipline in cui le cose da fare sono abbastanza chiare, altre in cui le cose da fare non sono affatto chiare. Allora, andando con ordine, per qual è il problema della valutazione? Il problema, diciamo, un po' che riguarda anche la politica, è perché la valutazione è una forma di controllo sulla scienza da parte degli organismi di governo, cioè la valutazione è uno strumento attraverso il quale il governo, o comunque il potere politico, anche influenza la maniera con la quale vengono ripartite le risorse tra, per esempio, i vari enti e quindi le varie discipline, o all'interno di una disciplina le varie ricercatori eccetera. Quindi è un'attività molto delicata,
che deve essere fatta, secondo me, assolutamente da persone competenti, cioè non deve mai crearsi il fatto che chi ha dei ruoli dirigenziali o comunque dei ruoli importanti nelle attività di valutazione siano delle persone che non hanno idea di che cosa sia la ricerca, ma questo purtroppo molto spesso succede, per esempio anche in Europa, che la valutazione è affidata a dei burocrati che alla fine guardano dei numeri senza capire che uno dei temi fondamentali è che non si può dare un numero alla qualità della ricerca. Questo è una questione, cioè si possono dare dei numeri per capire degli aspetti, ma sicuramente non si può dare un numero alla qualità, nello stesso senso in cui non si può quantificare con un numero l'intelligenza di una persona, perché è una cosa troppo complicata da poter essere quantificata in questa maniera. È troppo semplicistico pensare che basta appiccicare un numero a ogni persona per capire, fare una classifica, ma su questo tornerò più avanti. E poi appunto c'è un problema politico più generale, perché l'idea che sta alla base della valutazione è che uno debba anche finanziare le ricerche più utili alla società e di maggiore qualità. Di maggiore qualità e più utili non sono esattamente la stessa cosa, anzi potrebbe essere benissimo che ci sono delle cose di grande qualità ma che non sono utili, nel senso non sono utili oggi, domani o dopodomani. Ci sono tanti campi che non hanno una utilità pratica. E ancora qui, diciamo, questo, una volta che la valutazione identifica quali sono i campi, quali sono queste qualità, quali sono le eccellenze, eccetera, poi c'è bisogno di una scelta politica per ripartire i finanziamenti a quello che si pensa essere la cosa più utile per la società. Allora, qual è il problema chiave della valutazione, secondo me? Il problema chiave che uno si deve porre una volta che stabilisce dei criteri che possono essere i più differenti, ma in generale, per esempio, uno può, per esempio, prendere dei criteri metrici o altri tipi di criteri, ma la domanda che uno si deve fare è questa: ma se io avessi applicato questi criteri a un progetto, ma un progetto potrebbe essere un progetto o un ricercatore o qualsiasi attività da valutare, a un certo tempo, diciamo T0, che poi questo progetto ha avuto un successo, diciamo il Nobel, per dire una cosa eclatante, a un tempo T1 maggiore che T0, e avesse applicato un criterio metrico, avrebbe preso per esempio un criterio metrico o un altro criterio, avrebbe preso la decisione giusta? Cioè questa è la domanda. Cioè le eccellenze vanno identificate prima che sia chiaro che sono delle eccellenze, non dopo, perché una volta che uno prende il premio Nobel, è chiaro, quella sarà un'eccellenza, ma la cosa intelligente della valutazione è capire chi ha le potenzialità e finanziare quelle ricerche che hanno delle potenzialità, non quelle ricerche che sono già, diciamo, acclarate essere delle ricerche di eccellenza. Allora, per fare questo chiaramente ci sono due possibilità: da una parte avere una sfera di cristallo e prevedere il futuro, questo però ancora non è possibile, diciamo; dall'altra parte è quello che uno può fare in maniera più sistematica, è cercare di analizzare i criteri della valutazione da un punto di vista storico, cioè cosa sarebbe successo se avessi applicato per esempio un criterio anziché un altro a una determinata persona, per esempio, no? Cioè, per farvi un esempio, Einstein ha pubblicato i suoi articoli del 1905, che sono i suoi articoli più famosi, in una rivista in cui non c'era la peer review. Se ci fosse stata la peer review, li avrebbe pubblicati? Probabilmente no. Non li avrebbe pubblicati perché quelli erano scritti da una persona che non era affiliata a nessuna istituzione accademica, quindi già questo suona strano. Nelle sue referenze non c'era neanche una referenza a un suo contemporaneo vivo, e già questa è un'altra cosa strana. Se uno mette queste due cose insieme, ha la probabilità, diciamo al 99%, che un articolo non passa un normale processo di peer review. Quindi questo deve far riflettere. Io non sono contro la peer review, assolutamente, penso che sia un sistema abbastanza ragionevole, ma sicuramente si può migliorare. Allora, uno deve sempre avere in mente questa analisi storica, perché sennò uno si perde in questa storia, non c'è un riferimento. Allora, qual è il problema chiave della valutazione?
Vabbè, uno ha una torta da dividere. E questa torta, come si divide la torta? Cioè i finanziamenti, i posti o quello che sia, insomma. Allora uno può pensare di dividerlo, di identificare le eccellenze e dividere la torta sulle eccellenze. E questo è quello che avviene praticamente in Europa. Ormai l'Europa funziona così, queste borse IRC, che sono le borse molto prestigiose, eccetera, sono borse finanziate con milioni di euro a pochissime persone. Vengono prese il top 5%, cose del genere. Poi ce ne sono altre che sono un pochino più larghe, diciamo. Questa è una strategia. Un'altra strategia è quella che è stata un pochettino anche in Italia per molto tempo, è un finanziamento a pioggia. Cioè si prende la torta e si divide in maniera più o meno uguale a tutti quanti i vari gruppi di ricerca. Un'altra possibilità è che invece ci sia una via di mezzo, diciamo, tra un finanziamento a pioggia in cui praticamente non si fa nessun tipo di analisi della qualità scientifica e un finanziamento in cui si fa un'analisi molto molto dettagliata e molto forte, in cui si prendono l'1%, allora tra l'1%, il 2% e il 100% ci sono delle vie di mezzo. E secondo me uno deve riflettere su questo, che probabilmente le vie di mezzo lasciano dello spazio a delle fluttuazioni, perché i progetti, diciamo, i progetti vincenti, per usare una parola orrenda, sono quelli molto spesso che vanno anche contro quello che la gente pensa. Se uno appunto fa un'analisi storica e vede come si sono sviluppate alcune scoperte importanti negli ultimi anni, vede che chi le ha portate avanti molto spesso è andato contro quello che la comunità a un certo momento pensava. Perché la scienza non è un'autostrada in cui uno imbocca, sale in macchina, accelera e va dritto e va avanti. È la ricerca è così, è addentrarsi in una giungla, uno deve trovare una sua strada, ci sono tante possibilità e non c'è una via chiara, no? Dove andare, quindi uno ne prova tante. Allora molto spesso si creano queste cose per cui chi trova la strada nuova fa un passo in avanti, ma molto spesso chi trova una strada nuova non è ben visto dagli altri, perché tutti gli altri pensano che lì sia una strada sbagliata e infatti non l'hanno presa, insomma. Allora, per farvi un esempio pratico, vediamo. Questo sono le pubblicazioni e le citazioni sopra di Andrei Geim e sotto di non mi ricordo come si chiama, ma Novoselov, che sono i due che hanno preso il premio Nobel per la fisica nel 2010, cioè adesso, l'anno scorso. Allora, questi hanno preso il premio Nobel per la fisica per una ricerca che praticamente hanno fatto nel 2004, hanno pubblicato nel 2004. Allora, se uno vede, quelle sono le pubblicazioni, chiaramente dopo il 2004 hanno avuto un aumento di pubblicazioni, ma insomma niente di sconvolgente, no? Sono passati da 8, 10 a 15, 20, non so, cose del genere. Ma invece le citazioni, che sono nei due grafici a destra, chiaramente mostrano una crescita spaventosa. Cioè, diciamo, in questa scala, in cui ci sono 7.000 citazioni all'anno, che appunto per uno scienziato, per un fisico, sono un numero mostruoso, si vede che fino al 2005 questi qua praticamente in questa scala neanche si vedono le citazioni che avevano. Significa che fino al 2004-2005 questi qua erano, diciamo, due esseri del tutto normali, due ricercatori fisici come ce ne sono tantissimi altri, erano normali, diciamo, quindi era gente che lavorava, ma niente di eccezionale. Poi hanno avuto l'esplosione dopo, e poi hanno avuto questa esplosione di citazioni, eccetera, e li ha portati a avere il premio Nobel dopo pochissimi anni. Questa è anche una cosa abbastanza anomala, perché il premio Nobel richiede in generale qualche decina d'anni. Invece in questo caso, siccome hanno proprio trovato un nuovo campo, hanno aperto una nuova via e tantissima gente ha lavorato su questo grafene, che è un materiale importantissimo, hanno avuto questo riconoscimento molto presto. Ma è interessante, appunto, il problema è questo qui, cioè
Allora, l'agenzia di, cioè, quando uno pensa alla valutazione, è chiaro che questi qui adesso hanno il premio Nobel, riceveranno tutti i fondi, eccetera, ma non è questo il problema. Il problema era nel 2004, quando questi qua erano delle persone del tutto normali, che facevano i loro progetti normalmente, li mettevano insieme ad altri, insieme a migliaia di altri, e dovevano sperare che chi reggesse il loro progetto in quel momento gli dessi finanziamenti per fare la ricerca che poi li ha condotti a questa cosa qui. Questo è il problema. Il problema non è quello che dice, vabbè, adesso abbiamo appena obbligato i soldi, vabbè, ma è ovvio, questo è, ci vuole niente a farlo, eh? Non è questa la cosa intelligente della valutazione, non è questa qui. Vabbè, penso che ve l'ho spiegato. Ok, ora un piccolo excursus sull'agenzia di valutazione inglese, la RAE, che è stata introdotta dalla Thatcher nell'86 e poi ha continuato sotto Blair. Praticamente è un esercizio di valutazione che si svolge a intervalli regolari e funziona che vengono nominati dei valutatori, che sono in generale degli accademici che lavorano nello stesso campo, che devono valutare, e poi a ogni dipartimento gli viene chiesto di selezionare dei lavori da sottoporre a questa commissione. Quindi i membri del comitato si studiano questo output, queste pubblicazioni che vengono date, e gli danno una valutazione al dipartimento, no? Se il dipartimento non va bene, allora gli si riducono i fondi di ricerca. E anche, curiosamente, che è una cosa come vista come una punizione, gli si aumenta il tempo di insegnamento. Cioè l'idea è, siccome non sai fare ricerca, devi insegnare di più. Non si sa se sa insegnare. Che non è una cosa esattamente ovvia, diciamo, che questa sia una cosa intelligente da fare, ma insomma, comunque funziona così. Ci sono stati anche dei casi in cui ci sono stati dei dipartimenti che hanno avuto delle valutazioni abbastanza negative che sono stati completamente chiusi. Allora, questa RAE ha lavorato per circa 20 anni, ora il governo inglese sta pensando di cambiarla, diciamo, adesso ricambierò anche il nome. Allora, perché c'è stato un grande dibattito sul fatto che la RAE funzionasse bene o funzionasse male, adesso vi spiegherò perché, e quindi la gente si inizia a pensare che queste agenzie di valutazione possono essere modellate in altra maniera, che possono essere più efficienti da un punto di vista di costi e, diciamo, di produttività. Perché il problema è che questa agenzia di valutazione è un'operazione molto costosa, perché deve essere, innanzitutto richiede dei professionisti che la fanno andare avanti. Per esempio, questo è un problema pensando all'ANVUR, no? Cioè, l'ANVUR ha un finanziamento che è circa 10 volte inferiore a quello dell'agenzia, per esempio, francese, quindi non si capisce bene cosa debba fare, ma queste sono tante le cose che non si capiscono dell'ANVUR, diciamo, una è questa storia dei soldi. E poi è anche costosa perché richiede tempo, e il tempo è il denaro, perché se io, ricercatore, devo perdere una parte del mio tempo a compilare dei moduli burocratici per questa agenzia, non faccio ricerca, quindi è una perdita di soldi in qualche modo. E la domanda che appunto nessuno si fa è se effettivamente l'output della ricerca in Inghilterra è aumentato oppure no, grazie a questa RAE, perché questo qui sarebbe, no, ci abbiamo fatto questa storia per fare le cose meglio, ma le cose sono meglio? Questa è la domanda che uno si deve porre, no? E la cosa strana è che appunto gli accademici che spendono un sacco di energie a valutare il proprio lavoro, soprattutto con un meccanismo di doppia peer review, praticamente funziona così questa RAE, cioè uno sottopone, cioè manda, sottopone non si dice, manda all'agenzia di valutazione dei lavori che sono stati già pubblicati, quindi che hanno già passato una peer review, cioè una revisione da parte di pari, per avere una seconda peer review, diciamo. Cioè, l'idea è che questa agenzia di valutazione, diciamo, ha senso, perché dice, vabbè, noi cerchiamo di migliorare la ricerca, e quindi
questo dovrebbe essere l'obiettivo, però l'idea che è una cosa che, se questa idea così semplice sia effettivamente quello che succede in pratica, cioè il miglioramento di quello della qualità della ricerca in Inghilterra, è una cosa del tutto questionabile. Allora, queste idee le ho prese da questo libro di Gilles, di cui trovate la referenza. Lui fa un'analisi, diciamo, storica sia del RAE sia proprio del processo di valutazione scientifica nell'ultimo secolo, e mette in dubbio appunto che questa RAE sia una cosa sensata effettivamente da fare. Comunque, vedo che il tempo passa, diciamo, più o meno una parte. Allora, andiamo. Qual è l'idea di un'agenzia di valutazione? Allora, l'idea è semplice, adesso per scendere dai dettagli. L'idea è che un gruppo di ricercatori viene valutato a intervalli regolari. Se la valutazione è buona, allora il gruppo prende più fondi. Se la valutazione è cattiva, al gruppo vengono tagliati i fondi o addirittura vengono rimossi. Questo è. Ci sono due metodi che possono essere usati. Il primo metodo è un sistema di peer review, di revisione da parte di pari, che appunto nel senso in cui è usato nella RAE è una doppia peer review, perché è una peer review su dei lavori che hanno già avuto una peer review. La seconda maniera è quella di fare un conteggio delle metriche, cioè uno prende queste metriche, no? Il numero di pubblicazioni, il numero di citazioni, l'H index, quello e quell'altro, senza leggersi questo, questa storia delle metriche è molto pericolosa, perché diciamo, da una parte è utile, sono degli strumenti utili, dall'altra insomma uno deve starci molto attento a come li usa per una serie di motivi che vi spiegherò dopo. Comunque è chiaro che con le metriche tutto viene semplificato, perché lo può fare anche un computer la metrica. Vabbè, vediamo quali sono dei problemi, diciamo, fondamentali da un punto di vista epistemologico della valutazione, no? Allora, se uno risale addirittura a Kuhn, un libro fondamentale della struttura delle evoluzioni scientifiche, che spiega come funziona, diciamo, perché adesso tutti sono abbastanza d'accordo che questo sia il paradigma, diciamo, per usare la sua parola, di come funziona il processo scientifico. Allora c'è la scienza normale. Nella scienza normale ci sono gli scienziati che lavorano sotto un paradigma, cioè una condivisione di un paradigma, no? Poi ci sono dei momenti, diciamo, rivoluzionari in cui il paradigma è messo in dubbio e si va verso una nuova situazione. Questo è quello che succede per esempio in fisica. Nelle scienze naturali ci sono dei periodi di rivoluzione, diciamo, che sono abbastanza brevi, molto intensi, e poi ci sono dei periodi più lunghi in cui ci sono dei paradigmi. Nelle scienze sociali invece no. Nelle scienze sociali molto spesso quello che succede è che ci sono nello stesso momento vari paradigmi che sono in competizione l'uno con l'altro. Allora uno deve tenere in mente questo quando pensa alla valutazione, perché se c'è un unico paradigma e tutti sono d'accordo, se invece c'è un paradigma che viene messo in discussione perché si sta andando verso un altro paradigma, perché c'è quello che si chiama la rivoluzione scientifica, o invece c'è una situazione in cui ci sono dei diversi paradigmi che sono in competizione l'uno dall'altro, questo da un punto di vista della valutazione cambia completamente le carte in tavola. Allora, vabbè, per esempio in fisica teorica c'è un paradigma, cioè c'è la relatività ristretta, la meccanica quantistica, eccetera, ma questo non significa che i fisici teorici sono dogmatici, significa che accettano queste cose qui pensando che siano delle cose che funzionano bene, ma sicuramente un domani verranno cambiate da un'altra situazione, da un altro paradigma, da delle teorie che in qualche modo ingrupperanno quelle attuali. Mentre per esempio in economia, adesso in poi vi farò questo parallelo tra fisica e economia che trovo molto interessante, perché fisica sono le scienze dure, economia sono le scienze sociali, e ci sono delle differenze molto, molto sostanziali tra questi due campi. In economia ci sono differenti scuole, e la cosa interessante è che ogni scuola pensa che gli appartenenti a quelli dell'altra scuola siano delle persone molto
so che parola usare, diciamo. Ecco, testo, diciamo testo. Allora ci sono, la cosa interessante è che ci sono appunto che poi oltretutto in economia ogni scuola ha una, è legata a una differente ideologia politica. In economia c'è un contatto molto stretto tra lavoro accademico e l'impatto politico, economico, eccetera. E quindi, insomma, diciamo, ci sono, diciamo, uno può identificare così in maniera molto grossolana i neoclassici, i keynesiani, le varie forme di keynesiani, i marxisti, no? E questi vanno chiaramente da destra alla sinistra, e ognuno pensa che gli altri siano praticamente dei mentecatti, diciamo così. Allora, quando ci sta uno deve stare molto attento in questa storia della valutazione, perché quando ci sta una situazione del genere e uno applica una valutazione di questo tipo di comunità, frammentata in sottocomunità, quello che succede, cioè che succede? È interessante che uno può andare a vedere che succede, perché in Inghilterra è già successo, perché c'è questa RAI che funziona da tanti anni. Se uno vede quello che è successo è semplice, quelli che hanno a un certo punto la maggioranza, quelli vincono e schiacciano gli altri. Cercheranno di fare fuori completamente le altre scuole, ma di prendersi solamente i loro. Quindi tramite la valutazione, in questo senso la valutazione è uno strumento politico, addirittura è una specie di randello, no? da dare in testa a quelli che non la pensano come te, perché così è usato. Anche in Italia c'è stato questo problema e appunto nell'ANVUR uno, mentre nelle varie discipline, non so, la fisica, la biologia, più o meno le cose sono andate abbastanza lisce, in economia c'è stata una spaccatura proprio tra Tabellini, che è adesso è il rettore della Bocconi, e quindi è un neoclassico ovviamente, e Pasinetti, che invece, diciamo, è un keynesiano, insomma è una forma di keynesiano, in cui appunto Pasinetti e poi con altri economisti hanno scritto questa lettera aperta dicendo è sbagliato usare questi criteri metrici sulla valutazione, perché tutto il sistema di riviste in economia è un sistema che non è come quello per esempio della fisica, perché prima di tutto perché c'è questa storia dei paradigmi e quindi ogni scuola tende a pubblicare nelle proprie riviste, non va proprio a pubblicare in quelle della scuola vicina, diciamo. E poi c'è anche un problema, secondo me, proprio inerente alla disciplina, di universalità. Cioè, io sono un fisico e il problema che studio io qua a Roma è lo stesso identico problema che studia David, che è un mio collega che sta a New York, o che studia Pedro, che è un mio collega che sta a Oxford. Esattamente lo stesso problema. Quindi in questo senso noi abbiamo un vantaggio, perché la nostra è una disciplina globalizzata, perché si occupa delle stesse cose. Quindi chiaramente le riviste sono esattamente le stesse, che non avrebbe senso che io pubblico sulla rivista italiana. Io la pubblicavo nella rivista dove pubblicavo loro, perché ci stiamo confrontando sullo stesso problema. Invece in economia non è così, ma non è così in tanti campi, non è così neanche in geologia. Cioè lo è per certe cose, non è per altre. Cosa? No, niente. Vabbè, lento, no, voleva essere discreto. Comunque, vabbè, non sto tanto lontano. Allora, questo qui è un articolo, per esempio, interessante, di un segno di lettura, che diceva anche, per esempio, nella fisica e nell'astrofisica ci sta un problema. Il problema è che soprattutto i giovani cercano di utilizzare, di diciamo, adattare la loro strategia scientifica per massimizzare i propri indici bibliometrici. Questa è l'idea. Cioè pubblicare il più possibile, essere citati il più possibile, eccetera. Ma questo equivale a una scelta in cui viene massimizzata la qualità della ricerca? Questo è un problema. E molto spesso quello che succede è diciamo quello che si chiama l'effetto pecora, no? Cioè uno si appecorona, dove va il mainstream va pure lui, perché chiaramente è tutto molto più semplice, perché io pubblico dove pubblicano tutti gli altri, quindi le mie idee sono io, alla fine è una ricerca che non è la ricerca, diciamo, non è puntata a risolvere un problema, ma è, quindi non è la ricerca fine a se stessa, ma è la ricerca del consenso, che è un'altra cosa.
Quindi non è che è tutto così, ma se uno forza troppo su questa storia degli indici bibliometrici, forza questo. E questo è molto male, perché chiaramente quello che fa è appunto, figuriamoci in fisica, figuriamoci in un altro campo come appunto le scienze sociali, l'economia, eccetera, eccetera, in cui c'è già un mainstream, in cui uno forza le persone a lavorare nel mainstream e chi non lavora nel mainstream va fuori. E qui siamo agli strumenti bibliometrici. Allora, io me ne sono occupato un pochettino, se volete andare a leggere le cose che ho scritto lì sul blog. Una delle storie è questa qui, dice come ma si possono classificare gli scienziati come i tennisti, no? Possiamo fare le classifiche come si fanno per i tennisti, cioè il tennista numero uno, Nadal, eccetera, eccetera. Per gli scienziati possiamo fare la stessa cosa? Allora la risposta è assolutamente no. È una cosa delirante pensare solamente a fare una cosa del genere. Perché se da una parte non c'è un algoritmo matematico che possa dire qual è la ricerca migliore, no? Però dall'altra parte si sa che ci sono delle differenze, allora uno deve usare questi strumenti con intelligenza, questo è il messaggio. E vabbè, chiaramente ci sono vari tipi di pubblicazioni, su cui ve la faccio breve perché non c'è scienziato, vuole riconoscere il tempo di entrare in questo tipo di considerazioni, però appunto io mi trovo molto vicino a quello che dice per esempio Sidney Brenner, cioè che questa storia dell'analisi delle citazioni è una pseudoscienza in cui niente può sostituire il giudizio del valutatore dal leggere e dal capire quello che c'è scritto in un articolo scientifico, perché quello è, cioè se uno elimina questo, elimina tutto, cioè alla fine diventa un lavoro burocratico fatto da burocrati che alla fine è controproducente, come infatti sostiene Gilles nel caso della RAI. Allora, per esempio, anche in Francia, no, che hanno un sistema di valutazione, eccetera, l'Accademia delle Scienze francesi si è preoccupata di fare una guida molto dettagliata, queste sono tipo 120 pagine che trovate su internet facilmente, si chiama sul buon uso della bibliometria per la valutazione individuale dei ricercatori. Questa è una guida che appunto spiega che gli strumenti bibliometrici sono degli strumenti e come tutti gli strumenti possono essere usati bene e possono essere usati male. Senza fare guerre di religione, dice ah sei contro le citazioni o le cose, no, non sono contro, dico solamente che bisogna usarli con intelligenza, perché sennò si fanno dei danni, perché sennò si arriva a dei paradossi in cui c'è gente, per esempio c'è gente che pubblica 50 articoli all'anno. Ora, che cosa significa che una persona pubblica 50 articoli scientifici all'anno? Cioè per me non ha nessun senso, perché io lo so che significa scrivere un articolo scientifico, e scrivere un articolo scientifico alla settimana è una presa in giro. Allora, andare su questo piano qua è un piano pericoloso, ci sono molte distorsioni. Vabbè, lasciamo stare i cantacre. Vabbè, ci sono appunto ci sono i falsi negativi, ma ci sono anche i falsi positivi, cioè persone che usano diciamo vie non eticamente corrette per aumentare questi numeri. Poi c'è il problema della normalizzazione tra diversi campi, cioè il fatto per esempio che in fisica, in matematica, in medicina, in biologia i numeri per il numero di citazioni, il numero di articoli, gli H-index, eccetera, sono molto diversi, quindi non ha proprio senso paragonare per esempio il valore assoluto, l'H-index di un fisico a quello del matematico, eccetera. Vabbè, l'impact factor non ve lo cito neanche, se casomai rispondo a delle domande, ma dopo tutta questa introduzione così un po' teorica, andiamo a vedere un caso concreto. Qual è il problema italiano? Secondo me, no, allora io mi sono studiato, questo qui è un istogramma che fa vedere l'H-index, no, che tutti conoscerete, praticamente è un indicatore connesso alle citazioni, cioè non solamente al numero assoluto di citazioni, ma anche a un ranking delle citazioni. E quindi in generale questo qui si usa, no, per dire io ho H-index 12, tu 20, eccetera. E questo è, ci sono i ricercatori, gli associati e gli ordinari italiani. Allora, quello che si nota sono varie cose. Primo, i ricercatori e gli associati, le due curve sono praticamente indistinguibili. Quindi questo farebbe, se uno promuovesse le persone in base a questa
all'H-Index da ricercatori associati, questa conclusione è che la promozione è venuta a caso. Cioè, se uno promuovesse a caso otterrebbe lo stesso tipo di distribuzione, cioè non si sono selezionati in qualche modo i migliori, ma si è fatto un sampling casuale. La seconda cosa da notare è che, per esempio, gli ordinari hanno una coda lunga, no? Arrivano fino a 40, 50, 60, ma questo è ovvio perché gli ordinari sono più anziani, quindi l'H-index deve essere normalizzato al numero di anni di carriera. Cioè non ha senso paragonare l'H-index di uno che ha 60 anni all'H-index di uno che ce n'ha 30, perché è chiaramente scorretto, non è paragonabile. Se uno però divide per il numero di anni di carriera, allora ha già più senso, una normalizzazione. La terza cosa da notare è che la distribuzione è asimmetrica e ha una coda lunga, cioè c'è un decadimento a grandi H, diciamo, molto lento, e questo è, diciamo, una caratteristica che uno deve sempre tenere presente quando si parla di valutazione del sistema italiano in qualsiasi ambito, cioè nella valutazione degli individui, nella valutazione dei dipartimenti, delle istituzioni, eccetera. Questo significa che c'è un'eccellenza composta da un numero relativamente piccolo di persone, no? E quello tira avanti, diciamo, la carretta. E poi il problema, diciamo, politico che uno si deve porre è come spostare quel piccolo là, che sta intorno a 8 circa, a farlo diventare 20-30. Okay? Prendiamo un altro caso, prendiamo il caso degli economisti. Okay? Adesso io qui perché io sono rimasto veramente molto sorpreso da vedere questi numeri. Allora, ho levato i nomi, perché ci sono anche i nomi, questi sono dati pubblici, non è che c'è niente di segreto, però diciamo, ecco, questo qui ci sono le pubblicazioni di SecondLit, che è la banca dati degli economisti, ci sono gli articoli, i libri, i working papers, le dissertation, i books, che sono un'altra maniera di conteggiare i libri, penso, internazionale, eccetera. Ecco, se uno vede questa schermata, no, uno vede un numero solo, zero. Zero, è una cosa impressionante, zero. E se uno vede che tipo di grado hanno, ci sono ricercatori, ma ci sono associati e ci sono anche ordinari, che hanno zero. Cioè, ma che significa zero? Uno si sta qui a spaccare il cervello, come devo fare, come normalizzo, questi hanno zero. Questo è il problema. E se uno arriva al numero 260, c'è ancora zero. Cioè, i primi 260 hanno zero. Cioè, zero di zero di niente, non hanno fatto mai nulla. Cioè, questo è il problema. Allora, che si fa? Non lo so che si fa, questa è una decisione politica, insomma, però io partirei da questo tipo di analisi. Poi c'è uno, cioè, parte con uno. Non è una caratteristica degli economisti. Beh, no, ma c'è anche tra i fisici. Sì, sì, certo, però diciamo, per gli economisti è un pochettino questa qui la distribuzione, no? Cioè la distribuzione si vede che tra 0 e 2 c'è un picco mostruoso. Per i fisici non è così, no? Nei fisici c'era sicuramente una frazione, non indifferente, che c'era un basso H-index, però certo non era la metà. E qui siamo circa la metà, che hanno H-index tra 0 e 2. È un'anomalia non banale, ok? Vabbè, poi, chiaramente in fondo alla classifica ci sono anche persone che invece pubblicano, fanno cose, eccetera, eccetera. Però appunto qui siamo di nuovo nel campo dell'economia e qui bisogna di nuovo capire bene che cosa vuol dire avere un alto numero di citazioni, un alto numero di pubblicazioni, eccetera, eccetera, per via di questo effetto che vi dicevo, della frammentazione dei paradigmi, diciamo, del fatto che ci sono vari paradigmi in competizione. E infatti non è un caso, per esempio, che quello che è più citato di tutti sia Guido Tabellini, che infatti era, l'abbiamo incontrato prima, e avevo detto che nell'ambito dell'AMVUR c'era stata questa forte polemica con Pasinetti sull'adozione di meccanismi, di criteri bibliometrici per la valutazione. Mentre Tabellini chiaramente diceva di sì, Pasinetti diceva di no. Tabellini è quello che c'era più alto di tutti, quindi chiaramente c'era tutto l'interesse a dire di sì. Vabbè, quindi in Italia, vabbè, ricordiamo che quelli veramente le uniche cose che sono valutate, almeno che circa, sono questi progetti PRIN, che arrivano ad 1% totale della spesa universitaria, quindi rappresentano circa una leva irrilevante, non contano veramente niente. In Italia si fa molto parlare di valutazione da parte di persone che poi nella pratica, diciamo, non ne tengono alcun conto.
adesso non vorrei iniziare una polemica, però cioè, secondo me sono cose che vanno dette, perché io per esempio mi sento toccato quando c'è il ministro Gelmini che mi parla di valutazione, no? Di una persona che ha fatto l'esame di avvocata a Reggio Calabria. Cioè dico vabbè, va tutto bene, noi qua cioè, lavoriamo, studiamo, pensiamo a questi problemi, eccetera, però ecco, può essere preso in giro? No. E questo vorrei che fosse un sentimento comune, diciamo. Allora, qui per esempio, questo qui è il numero di pubblicazioni e il numero di citazioni dei presidenti degli enti europei all'epoca di quando il presidente dell'ente del CNR era Pistella, che aveva 3 pubblicazioni e 0 citazioni. Questa è, no? E chi ha nominato Pistella? Non è che ha nominato lo Spirito Santo, ha nominato il ministro Morale. Per farvi un esempio, poi ce ne sono un miliardo. Che cos'è l'Anvur? Per me, per il momento questa Anvur è una scatola vuota, non si capisce bene come si riempirà, e io spero che ci sia anche un dibattito pubblico su questi temi per capire cosa farà. Allora, quali sono gli aspetti più critici e risolti della valutazione? Adesso mi avvio alle conclusioni. Allora, i campi con diversi paradigmi, quindi i campi diciamo, in cui ci sono le scienze sociali, sicuramente rappresentano un problema assolutamente non banale. Ci sono i campi in cui i soggetti non sono universali o globali, e c'è anche un'intersezione, appunto ho fatto l'esempio della geologia, in cui sicuramente ci sono dei temi che sono universali, nel senso che sono globali, nel senso che sono studiati nello stesso senso qui o altrove, ma ci sono anche delle cose che sono strettamente legate al territorio e quindi probabilmente non hanno interesse a essere pubblicate sulle riviste internazionali, ma invece hanno interesse a essere pubblicate sulle riviste locali. Ma questo non significa che sono peggio, sono solamente diverse. Come a dire, in economia ci sono degli studi che, non so, gente che studia il sistema bancario del Lazio, certo non è che lo pubblicherà sulla grande rivista americana, perché chiaramente lì c'è un problema legato alla legislazione, alla storia, alla cultura, alla politica, insomma tante cose che sono troppo a livello locali per essere un tema internazionale, no? Però è una cosa importante, è il sistema bancario del Lazio, perché poi ovviamente, no? Ci sono i campi interdisciplinari, e questo è anche un altro problema appunto su cui non ci sono delle risposte ben precise per quanto riguarda la valutazione, cioè come fare a valutare persone che fanno un lavoro che sta a metà tra due campi, senza spingersi troppo in là. Basta pensare, per esempio, io faccio un lavoro che sta tra la fisica dei sistemi complessi e la cosmologia, e lo vedo che è un problema, perché chi mi valuta a me? Se io vado dai cosmologi mi dicono ah, ma tu fai il fisico dei sistemi complessi, se vado dai fisici dei sistemi complessi mi dicono ma tu sei un cosmologo. Quindi c'è un problema, non un conflitto ma un problema. E poi ci sono i campi applicativi. I campi applicativi, di nuovo, ci sono dei problemi, perché certamente ci sono i brevetti che possono essere utilizzati per capire se uno che tipo di lavoro ha fatto, ma non tutte le applicazioni per esempio portano a brevetti. Questo è un problema che nell'ambito del CNR la gente adesso si sta iniziando a porre, cioè c'è tanta gente che fa un lavoro applicativo che non porta brevetti, ma comunque è importante, perché magari risolve un problema specifico di un'impresa, di un'azienda, insomma ci sono tante cose che uno può fare senza poi brevettare nulla, insomma. Quindi le mie conclusioni sono che valutare è necessario, assolutamente necessario, soprattutto in Italia, ma molto delicato. Se si opera male si fanno danni non solo sui singoli e sulle carriere dei singoli, ma anche su intere discipline. E quando si fanno danni su intere discipline, questi danni sono duraturi, sono per tanto tempo. Quindi uno deve stare molto attento. Il problema in Italia innanzitutto è non essere presi in giro, questa è la condizione numero zero, e la condizione numero uno è anche capire la differenza tra 0 e 1, no? L'esempio che avevo fatto prima. Cioè gli zeri, la differenza tra 0 e 1 è semplice da vedere, insomma. Ogni campo ha una storia a sé, quindi anche questa cosa di trovare dei criteri bibliometrici che valgono per tutti i campi è assolutamente sbagliato, perché già se io penso alla fisica vedo cose completamente differenti, perché per farvi un esempio, cioè, chi lavora per esempio l'altro giorno sul web sono usciti i primi risultati del satellite Planck, significa che in un giorno sono usciti 20 articoli, ognuno firmato da 200 persone, cioè ma che cosa vuol dire, no? Che questo qui è una persona, cioè 200 persone in un giorno hanno avuto 20 articoli in più. Io per fare 20 articoli ci metto 5 anni, non lo so, 3 anni.
è perché io firmo con due o tre persone, quindi cioè, uno come fa a paragonare? E questo è il problema. Come fa a paragonare un lavoro in cui firma 200 persone? Chiaramente uno normalizza, fa, tiene conto, eccetera, però fino a un certo punto, perché chiaramente se uno ha pubblicato con 200 persone, qual è il contributo? Cioè non è che non ci sia, ovviamente c'è, però è molto difficile andare a capire queste cose. Quindi di nuovo, se uno prescinde da un'analisi del merito, cioè da capire di che si parla e qual è il contesto, qual è il contributo, eccetera, certamente non lo capirà mai. È difficile, quindi è molto difficile valutare chi lavora veramente, cioè chi sta, diciamo, nel grosso, no, se uno ha H-index 20 o H-index 25. Cioè, ma che senso c'ha andare a distinguere queste due persone? Nessuno. Il problema è, cioè, non solo non ha senso, ma è proprio sbagliato, perché appunto le citazioni molto spesso riflettono una dinamica sociologica piuttosto che una qualità. Perché molto spesso, a parte il caso dei due fisici premi Nobel del 2010 che ho fatto prima, molto spesso le scoperte e le cose importanti vengono riconosciute dopo tanto tempo. Quindi se uno fa questa pressione in questa maniera, fa sbagli. E quindi però è molto più facile identificare chi non lavora. Beh, insomma, sì, perché se uno c'ha zero, cioè non ci sono, c'è poco da dire, insomma. Significa fare un altro mestiere, non fa quel mestiere lì per cui è pagato. E comunque è anche facile identificare chi lavora tanto, perché chi lavora tanto si vede, insomma, no? Sono i picchi, eccetera, ma non è quello il problema, diciamo, di chi vuole pensare alla valutazione come uno strumento per agire sulla parte più grande dei ricercatori. Cioè, quelli sono le code di quelli molto bravi, quello è ovvio, cioè, si sa a prescindere. Cioè, un fisico, qualsiasi fisico, sa che Parisi è una star internazionale, è bravissimo. Non è che io vado a fare l'H-index di Parisi, è ovvio che sarà molto alto, perché è chiaro a tutti, non c'è bisogno di fare nessun tipo di analisi. Il problema invece è di andare a capire quali sono le criticità di ogni campo e così via, per ogni campo, per di ogni dipartimento, di ogni istituzione, di ogni ente, eccetera, eccetera. E mi fermo qua, grazie. Grazie, siamo molto molto interessati.